L'Università di Teramo torna ad ospitare il Forum Internazionale del Gran Sasso, organizzato dalla Diocesi di Teramo Atri in collaborazione con l'Ateneo Teramano e i centri di ricerca abruzzesi italiani. La settima edizione si presenta in continuità con le precedenti. Il tema è la carità intellettuale per un nuovo sviluppo dei popoli. Sì, abbiamo scelto un tema che il Papa aveva indicato nel suo messaggio lo scorso anno al meeting La Scienza per la Pace, perché il tema della carità intellettuale è una via importante non soltanto per rimotivare la vocazione e missione dei ricercatori, ma soprattutto nel rilanciare l'urgenza che rappresenta della conoscenza, di un impegno sempre maggiore per affrontare, per capire e anche risolvere le grandi questioni della società contemporanea. Per cui diventa davvero molto importante vedere tanti ricercatori, tanti docenti, sia universitari che le scuole, ma anche che le varie discipline accademiche e anche gli centri culturali che si ritrovano insieme per approfondire come oggi non può esistere un impegno di ricerca se non c'è una prospettiva di servizio, come Papa Francesco più volte ha ricordato e nell'ultimo messaggio in maniera molto esplicita, perché non ci sarà sviluppo dei popoli, che è uno dei temi del nostro forum, non ci sarà sviluppo dei popoli se non crescerà una nuova cooperazione tra i diversi centri di ricerca e di impegno formativo. L'evento si è aperto ieri, giovedì 26 settembre, e si concluderà sabato 28 dopo gli interventi di 380 relatori tra esperti e scienziati di livello internazionale che hanno svolto incontri, tavole rotonde e sessioni parallele. Ma è sempre un appuntamento che si rinnova e si arricchisce. Quest'anno, grazie poi alla collaborazione con la Diocesi Teramo Atri, abbiamo oggi proprio 26 più uno sessioni parallele, quindi un numero impressionante. Quindi oggi è la giornata della di fatto dell'internazionalizzazione con il partenariato euroafricano, che ricordo nasce dalla sottoscrizione della Carta di Teramo fatta in presenza dell'allora presidente del Consiglio Conte, proprio per lanciare la cooperazione per lo sviluppo in Africa, e altre sessioni interdisciplinari che abbracciano diverse branche del sapere. Quindi un appuntamento stimolante, una partecipazione molto molto ampia da parte di docenti, studenti, ricercatori dell'Università di Teramo, ed è un momento ulteriore di interazione con il territorio da parte della nostra università.